Ciao a tutti ragazzi, buona domenica, bentornati sul canale con le news della settimana, il format più amato del canale da grandi e piccini dal lontano anno scorso. Sto dicendo già un sacco di cazzate a inizio video ragazzi, quindi addentriamoci subito in quelli che sono i nuovi annunci e le release in ambito 1 a 6 e non solo di questa settimana. Cominciamo come sempre da Hot Toys con l'unico rilascio di questa settimana e anche forse uno dei più attesi, ovvero Darth Vader tratto da Episodio 6, Il Ritorno dello Jedi. Release in occasione del 40° anno del film che in molti stavano aspettando e che va a chiudere finalmente il vecchio calendario delle uscite per dar spazio al nuovo, con un sacco di altre uscite in ambito Star Wars e DC soprattutto. Questa versione di Darth Vader secondo me è un vero e proprio capolavoro, sono usciti ovviamente già i primi unboxing essendo stato rilasciato questa settimana in Oriente e sembra davvero non deludere assolutamente le aspettative. Purtroppo io l'ho mancato, non l'ho preordinato perché all'epoca avevo preordinato già la DX27 che tra l'altro ancora deve essere distribuita in Europa. E quindi ho mancato questo pezzo. Questo è un pezzo di quelli ragazzi che va preordinato se non vogliamo mancarlo, perché poi dopo l'uscita è molto difficile, non impossibile, ma è molto difficile da recuperare. Quindi, bravi a tutti coloro che l'hanno preordinati, scemo io che invece non l'ho fatto. Disponibile in due versioni, la standard e la deluxe. La deluxe ovviamente quella consigliata secondo me in questo caso. Ci dà degli accessori che possono essere più o meno indispensabili, dipende dall'esposizione che volete dare a questo Vader. Abbiamo due basi diorama, una con le classiche scalette dell'iconica scena con Darth Sidious e una invece base circolare con la targhetta espositiva e i due bracci che possono servire, come vedete qui sulla destra, a esporre i due elmi in dotazione con la Deluxe. Uno è l'elmo standard e l'altro invece è l'elmo con l'effetto illuminazione della scossa di Palpatine di Darth Sidious. Molto interessante, molto carino, un po' particolare, ma per un'esposizione un po' diversa dal solito. Probabilmente io non lo esporrei con questo elmo, però è comunque un qualcosa in più. Per quanto riguarda anche ovviamente la base LED, ragazzi, anche la base diorama, ovviamente anche quella può essere illuminata a LED. Altri accessori, abbiamo la spada laser, ovviamente, per Darth Vader, con illuminazione a USB-C, la mano mozzata, diverse mani intercambiabili, e poi ovviamente Hot Toys ci ricorda che anche il resto del corpo, la parte elettronica di Darth Vader, è illuminabile. Quindi stiamo parlando del Movie Masterpiece 700, se non sbaglio, più o meno un 35 cm di altezza e 30 punti di snodo e tutti gli accessori che vi ho appena mostrato. Poi, questa era una roba che non doveva avvirsi, comunque vi faccio vedere invece, vi mostro quello che è l'annuncio di Hot Toys, ovvero Kidpool, quindi ci spostiamo nell'ambito Marvel e nell'ambito Deadpool e Wolverine. Un Kidpool che avevamo già avuto l'occasione di vedere in altri contesti, quello per esempio della fiera di San Diego, della fiera di Hong Kong e quant'altro, quindi una doll che non suscita una grande sorpresa, almeno per quanto mi riguarda, perché già sapevo che sarebbe stata annunciata in tempi brevi. E per chi non ha visto ancora Deadpool e Wolverine, innanzitutto siete dei pazzi furiosi. In secondo luogo, non voglio dire troppo, però non è che vado a spoilerare chissà cosa ormai, ma comunque è la versione bimbo, la versione figlio, tra virgolette, di Deadpool, con queste due pistole ad acqua in plastica traslucida, gialle, che vanno a simulare quelle del Deadpool adulto dorate, di cui parleremo tra l'altro fra pochissimo perché c'è una notizia anche per quanto riguarda Deadpool. E Hot Toys, per stimolare la vendita di questo Kidpool, che non so in quanti si sarebbero cagato sinceramente, ci dà anche il divanetto a due posti per andare a ricreare, volendo, se abbiamo preso anche Lady Deadpool, Lady Pool, possiamo andare a ricreare l'allegra famigliola.
Poi ci dà, oltre ovviamente alle pistole, lo zaino in cui andare a rinfoderare le katana, anch'esse ovviamente in dotazione, qualche mano intercambiabile, la classica basetta esagonale per le doll Hot Toys della Marvel e niente più. Niente più, il prezzo per quanto riguarda almeno Sideshow per il momento è di 225 euro, quindi mi aspetto 250 euro il prezzo per il mercato europeo, per il mercato italiano. Andiamo a vedere un paio di specifiche. Movie Masterpiece 763 di 22 cm di altezza e 30 punti di snodo. Uscita prevista per la fine del 2000, metà fine 2025, quindi terzo, quarto, quarto del 2025. E niente di più rispetto a tutto quello che vi ho già detto, ragazzi. L'unica cosa magari da farvi notare è che dovrebbe essere interamente in tessuto, come si può vedere da questa felpa che indossa con il logo di Deadpool, a parte ovviamente la maschera che resta sempre del solito materiale. Un po' di pleather qui sulla cintura, per il resto, ragazzi, dovrebbe essere tutto in tessuto. Non so a quanti di voi possa interessare questo Kid Pool, io lo trovo molto carino dal punto di vista estetico, quanto abbastanza inutile. Quindi ragazzi, chissà, non credo che ovviamente lo preordinerò per quanto mi riguarda, però potrebbe essere interessante per quanti di voi vogliano andare a ricostruire insomma le varie varianti, scusate il gioco di parole, di Deadpool, potrebbe essere un acquisto interessante. Parlando sempre di Deadpool, rimaniamo sempre a tema, c'è una notizia di questi giorni che ha creato un pochino di scompiglio, ovvero sembra a quanto pare, come c'è questo post, come in questo post che è stato tradotto ovviamente in italiano, potete leggere, sembra che la prima batch dei Deadpool, delle Special Edition, che sono state quindi ovviamente già spedite perché già state rilasciate ampiamente sul mercato orientale e non, sembra che siano alcune di queste copie siano difettate. Sembra che ci siano appunto dei problemi alle articolazioni delle caviglie e quindi dei piedi di Deadpool. Ci sono diversi casi, diversi utenti hanno riportato delle rotture alla caviglia, vuoi per magari inesperienza di chi ha manipolato queste doll, vuoi perché hanno forzato troppo l'articolazione, vuoi perché in realtà c'erano dei veri e propri difetti, e quindi questo ha creato un po' di scompiglio nella community. Ovviamente, vi ripeto, non è una cosa di tutte le doll, ma è capitato questo. Ora, io ovviamente questo è un problema, tra virgolette, che potrebbe capitare nelle prime batch, quindi nelle prime, le prime doll che vengono prodotte e ovviamente spedite. Questo capita un po' in tanti ambiti, ragazzi. Se pensiamo, per esempio, nell'ambito videogiochi, quando esce ad esempio PlayStation 5 o una qualsiasi altra console, le prime console ce ne sono alcune che potrebbero avere dei problemi. Dei problemi di firmware, dei problemi di hardware, insomma, problemi che ovviamente poi vengono risolti poi con aggiornamenti successivi oppure le console vengono sostituite. Questo purtroppo è. Potrebbe essere il caso anche di doll come queste. Ora, appunto, vi ripeto, non so quanto effettivamente sia colpa dell'azienda o colpa di chi non ha saputo maneggiare la doll, ma comunque queste cose che vedete in foto non dovrebbero mai succedere. Quindi il mio consiglio, come sempre, magari non affrettatevi a comprare subito una special edition o comunque un primo batch di una determinata doll, oppure, come vi consiglio sempre, rivolgetevi sempre a dei venditori affidabili. Io vi consiglio il Colosso dei Nerd, di cui trovate ovviamente sempre il link qui sotto in descrizione, ragazzi, ma a qualsiasi venditore a cui voi vi affidate, ovviamente state attenti. Se comprate direttamente dalla Cina, comprate da chi conoscete, perché poi, come dice anche questo post, se ci fossero problemi del genere, se il venditore è affidabile, ve lo sostituisce. Se il venditore è meno affidabile, diciamo, potrebbe non sostituirvi il pezzo e quindi potreste buttare i soldi. Quindi massima attenzione da questo punto di vista. Poi, ancora,
Poi andiamo avanti con sempre con Deadpool, quindi un'altra news a tema Deadpool, stavolta siamo proprio sul sito del Colosso dei Nerd. Present Toys ha annunciato finalmente la tanto desiderata testa di Wade Wilson, sempre per Deadpool. Stiamo parlando solo della testa in questo caso, ovviamente senza licenza per Present Toys, infatti lo chiama The Bald, il pelato, come me. E questa è la testa che Present Toys decide di realizzare proprio per andare a completare Deadpool. È una testa che vale molto, secondo me, rispetto al prezzo, perché stiamo parlando di 45 euro sul Colosso dei Nerd. Non è, secondo me, eccezionale, a dirvela tutta. Non è... è una testa da 45 dollari, da 45 euro, scusate. Ce ne possono, ce ne saranno altre, qualcun altro le farà, non lo so, non possiamo saperlo. Sicuramente qualche artista custom le farà, sicuramente ci sarà qualcuno che si impegnerà in questo senso, però secondo me questo è l'ottimo compromesso attuale che, a cui possiamo aspirare, appunto, se vogliamo una, un Deadpool con il viso di Wade Wilson. Non so quanti di voi magari hanno ordinato due Deadpool e quindi uno lo esporranno con la maschera e uno senza, e... oppure appunto esporranno solo il proprio Deadpool con la testa di Wade Wilson. Io sinceramente penso che potrei prenderla per, ho un solo Deadpool, ho preordinato ovviamente la Standard Edition, e penso che comunque potrei utilizzarla per sostituirla quella con la maschera, per ogni tanto cambiare posa a Deadpool. Quindi questa potrebbe essere un'idea, ragazzi, per questo prezzo di 45 euro, per una testa fatta comunque bene, io sinceramente ve la consiglio. Poi siamo sempre su Il Colosso dei Nerd, un'altra citazione breve per questa ristampa da parte di Flagset di Ghost di Call of Duty, secondo me è un altro pezzo fighissimo che probabilmente io prenderò. Non sono un accanito fan di Call of Duty, ma mi piace tantissimo Ghost, e quindi questo, ecco, è un pezzo che mi sento di consigliarvi, perché al prezzo di 190 euro avete questa bellissima doll, secondo me, ricca di accessori, ricca di armi, caricatori, insomma ho visto diverse cose su questa doll ed è veramente molto molto interessante. Per tutti i fan, ovviamente, un must have. Poi concludiamo il video con, come al solito, il solito salto sul Colosso dei Nerd per vedere le ultime novità. Le SH Figures di Dragon Ball, avevamo chiuso scorsa settimana con la 1-6 di V per Vendetta, che vi consiglio, ragazzi. Poi abbiamo le SH Figures di Dragon Ball Daima, al costo di veramente poco, 28 euro per Goku e Vegeta, 48 per Piccolo. Il nuovo anime a tema Dragon Ball, che uscirà, se non mi sbaglio, ad ottobre, io le ho preordinate e le porterò sul canale, ragazzi, anche se so che c'è un po' di avversione per questo nuovo anime per tutti i fan di Dragon Ball, però diamogli una possibilità, vediamo come si è comportato, anche perché è un anime che è stato voluto da Toriyama. Poi vi segnalo anche questa replica del gioco da tavolo di Jumanji, che secondo me è uno spettacolo, ovviamente la testa di Present di Wade Wilson. Qui abbiamo Ghost, e poi Asmus Toys realizza questa 1-6 di Dante di Devil May Cry, anche questa in doppia versione, Standard e Luxury, che anche qui per i fan, ragazzi, non vi potete far scappare. Vi ricordo poi che per quanto riguarda Ghost, oltre a quella che abbiamo visto prima, c'è anche una seconda versione che potete vedere, come sempre, su ilcolossodeinerd.com. Detto questo, ragazzi, io direi di concludere qui il video. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, che cosa avete preordinato. Mi interessa molto sapere se avete preordinato il Vader, perché io ce l'ho qui, lo vorrei veramente tantissimo. E fatemi sapere anche che cosa pensate di Kidpool, se prenderete la testa di Wade Wilson, e insomma ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Intanto vi auguro una buona domenica, un buon inizio settimana. E ci vediamo martedì con un video un po' particolare sul canale e giovedì con un altro unboxing.
Domenica, poi ovviamente, come sempre, il solito appuntamento con le news della settimana. Quindi ragazzi, passo la parola a voi qui sotto nei commenti, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!